Ciao, bentornati sul mio canale. Oggi per Halloween vi propongo qualcosa di più fashion e più alla moda, senza sangue o cose spaventose. È un trucco abbastanza facile da realizzare con prodotti che tutti quanti hanno a casa, quindi non c'è bisogno di prodotti ed effetti speciali. L'idea mi è venuta da delle maschere veneziane che ho visto su internet e anche dalla voglia di fare un tutorial con dei prodotti da face painting reperibili nei negozi di feste. Io spero che il trucco vi piaccia. È molto colorato, mi ricorda un po' le Cirque du Soleil, come dice mia sorella Moira Forever. mi ricorda un po' sì, anche Moira Orfei. Vabbè, io vi lascio al trucco e se vi piace, mostrate il vostro apprezzamento iscrivendomi al canale se non lo siete già e dandomi pollice all'insù e anche condividendo il video, così chi non mi conosce può conoscermi e passerà dal mio canale. Io vi mando un bacio e vi lascio al trucco. Inizio applicando un fondotinta della L'Oreal True Match nel colore beige, lasciando libera la parte degli occhi, che è quella dove andremo a fare la maschera. Come primer occhi utilizzo il Paint Pot della MAC nel colore Soft Ochre e lo stendo anche a tutta la parte sottostante agli occhi e un po' sulle sopracciglia, che è la parte in cui andremo a disegnare la maschera. Con una matita nera, io sto usando Ebony della MAC, vado a tracciare il perimetro della maschera. Facciamo bene attenzione alla simmetria e nel caso in cui facciate un errore, usate un pennello con un po' di fondotinta per eliminare la parte sbagliata e ricreare un'onda. Vado a disegnare la forma con un pennello angolato e un gel eyeliner nero. Io sto usando il Black Track della MAC. Adesso andiamo a piegare le ciglia, così saranno già pronte per dopo, e a disegnare sempre con la matita nera dei dettagli ornamentali intorno alla maschera. Adesso con la palette 120 colori vado ad utilizzare questo viola opaco come partenza e lo applico sulla palpebra mobile. Passiamo al blu, sempre opaco, e lo mettiamo nell'angolo interno dell'occhio, sfumandolo verso l'esterno. Adesso aggiungo il verde, lo applico nella parte esterna dell'occhio e lo sfumo verso il blu. Lo porto anche nell'angolo interno, verso la parte sottostante dell'occhio, e vado ad applicare dei pigmenti della MAC in colore Violet sulla palpebra mobile. Per intensificare il trucco occhi applico dell'ombretto nero opaco solo nell'angolo esterno e lo sfumo con un pennello da sfumatura. Riprendo il Black Track che ho usato prima sulle sopracciglia e lo metto nella rima interna dell'occhio per dare maggiore intensità e andiamo a tracciare una linea dell'eyeliner di sopra con una codina abbastanza lunga allungata verso il sopracciglio. E andiamo ad applicare delle ciglia finte, sto usando il numero 102 della Red Cherry. Adesso applico un po' di ombretto viola sulla parte inferiore dell'occhio e prendo dei pigmenti della Ben Nye per dare maggiore intensità alla parte alta delle guance. Sempre con il rosa sto andando a definire l'altra parte della maschera, quindi l'ho applicato al centro del naso, estendendolo sulla parte sulle sopracciglia e un po' ai lati. Adesso applichiamo del verde
nell'incavo della maschera, nella parte inferiore, e sulla parte alta ripasso al viola opaco e prendo un colore scuro. Lo vado a sfumare verso il viola che abbiamo preso in precedenza, solo in certi punti della maschera per creare un effetto chiaroscuro. Adesso con l'ombretto verde acquamarina vado a definire la parte restante non coperta da ombretto, quindi la parte bianca, e aggiungo del blu in questo punto. Adesso vado ad applicare dei glitter usando una colla per glitter della Benai e un pennello a setole piatte. Vado ad applicare dei glitter blu, stiamo giocando con la fantasia, e li sto applicando solamente all'estremità della maschera. Adesso passiamo ad applicare dei glitter viola alla parte centrale della maschera e un po' al di sopra delle sopracciglia. Prendo dalla mia palette Aquacolor della Kryolan il colore nero da body painting per definire l'estremità della maschera e rendere il nero più intenso. Sto applicando il prodotto con un pennello sottile d'eyeliner della Makeup Forever. Andiamo a definire anche le decorazioni che abbiamo eseguito prima con la matita. E ne aggiungiamo anche delle nuove. Vado a disegnare dei puntini neri. E passo a decorare l'esterno della maschera, sempre con il nero da body painting. Applico il viola che abbiamo applicato sugli occhi, mi aiuto con un cartoncino per avere questo effetto di blush super definito. Vado a definire la parte inferiore della maschera con ulteriori decorazioni. Applico dei glitter argentati, questo è un eyeliner in gel, all'interno delle decorazioni della maschera. Come rossetto applico il Flat Out Fabulous della MAC, che è un fucsia retro matte, bellissimo colore. E ho dimenticato di dirvi che ho fissato tutta la base con la cipria, e adesso andiamo a tracciare il contorno labbra con la matita vino della MAC.
aggiungo dei puntini bianchi sulla parte alta delle sopracciglia, e questo è un eyeliner di Lilla Masca bianco. Questo è il trucco finito, che spero vi piaccia. Non dimenticate di mettere pollice all'insù e di iscrivervi al canale e di condividere il video. Un bacio, ci vediamo al prossimo video.